Pepe, si parla oggi degli alloggi ATER, qual è la situazione in provincia di Teramo? La situazione purtroppo è drammatica, abbiamo ancora quasi 1000 sfollati a Teramo e nella provincia di Teramo, oltre 60 immobili inagibili e domani in commissione di vigilanza in consiglio regionale vogliamo raccogliere le istanze e soprattutto il grido di dolore che arriva dai rappresentanti degli sfollati di questa provincia. Faremo un confronto con l'ATER ma soprattutto con il delegato della giunta regionale, l'assessore Quaglieri, per verificare quali sono stati i ritardi. Tardi, poiché siamo a oltre 7 anni dal terremoto e soprattutto quali saranno gli impegni e gli obiettivi da raggiungere per cercare di soddisfare le esigenze dei 1000 sfollati e parliamo soprattutto di famiglie fragili e in molti casi di anziani. In questi anni abbiamo visto tanti, troppi annunci che hanno deluso i cittadini, le famiglie coinvolte. Per questa ragione abbiamo convocato la Commissione di Vigilanza in Regione Abruzzo per accendere un faro sulla situazione, verificare lo stato dell'arte e verificare dove si può intervenire. Per questo abbiamo coinvolto questo tavolo dove ci sono i rappresentanti degli sfollati, l'assessore Later. In più voglio ricordare che nel 2022 Later di Teramo ha chiuso con meno 470.000 euro il suo bilancio, quindi occorre una copertura immediata da parte della giunta regionale e io penso che la giunta regionale abbia una responsabilità da questo punto di vista. Lì hanno chiuso a meno 470 poiché gli inquilini degli alloggi sgomberati non hanno potuto pagare i canoni di locazione. Per questo c'è bisogno di un intervento della giunta regionale. Lo facemmo noi nel 2018 con un emendamento di 400.000 euro, lo ripetiamo anche quest'anno. Io in queste settimane presenterò un emendamento specifico e spero che la maggioranza durante le fasi di bilancio possa inserire 400.000 euro per l'ATER di Teramo. L'ATER ha sempre detto che la ricostruzione pubblica è un po' più complessa, ma questo ritardo secondo lei è giustificabile? È complessa sì, ma arrivare a questo punto siamo oltre 7 anni, ripeto, 1000 persone fuori casa, è davvero una mancanza di rispetto verso queste famiglie e ripeto, molti sono anziani e hanno difficoltà ovviamente a rientrare nelle proprie case e soprattutto non hanno una prospettiva temporale, poiché non c'è una scadenza, una data, un progetto, un cronoprogramma definito. Speriamo domani di fare luce su tutto questo. L'ultima, lei ha conoscenza della situazione di via Balzarini, lì c'è una complessità per diverse famiglie costrette anche a pagare spese condominiali molto molto alte. Sì, ci sono difficoltà specifiche su ogni complesso immobiliare che fa riferimento all'ATER. Ho visitato anche diversi appartamenti, sono state coinvolte da diverse famiglie e la situazione è davvero grave e per questo vogliamo anche rendere una comunicazione chiara, trasparente, affinché i cittadini e le famiglie coinvolte possano avere una cognizione di tutto quello che è successo, ma soprattutto quello che succederà nei prossimi mesi.